Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parleremo di una mod nuova 1.7.10, molto interessante e molto semplice. La mod di cui andiamo a parlare oggi si chiama Attained Mod. Allora, cosa vado ad aggiungere a questa nuova mod ragazzi? Vado ad aggiungere degli altri elementi coltivabili. Quali? Quelli che di solito dobbiamo andare a ricercare dai mob. Allora, ci fa la slime ball, il bone, la gunpowder, l'occhio di ragno, il filo, la Gaspear, mi ricordo mai come si chiama, il Blaze Rod, le Enderpearl e il Rotten Flesh, che sarebbe appunto la carne marcia. Allora ragazzi, come si fa ad ottenere queste bellissime piantine? Intanto diciamolo subito, ci vuole tanto per alcune di loro per crescere. Come potete vedere, due ancora non sono cresciute, io è da tanto che le ho impostate queste. Comunque vedete il muretto, quindi potete vedere anche un'immagine direttamente sulla pagina della mod che troverete in descrizione con tutte le palline qui sopra. Allora, come si fa a creare quella piantina? 1. Bisogna avere questo Mob Drop Plant Seed. Con la R ci dice come si crafta con una mela, un bone meal e un seed. Questo potrà essere piantato soltanto su questa terra Vitalized Soil. Questa non può essere craftata. Questa si può far nascere soltanto tramite il Vitalized Soil Planter. Il Vitalized Soil Planter si crafta in questa maniera: un seed, una dirt, un bone meal e un water bucket. Lo mettete al centro e intorno nel tempo dovrebbero crescere questi blocchi di Vitalized Soil. Allora, come funziona per far nascere queste piantine? Bisognerà prima piantare la piantina. Giustamente lei crescerà, oppure la potete far crescere con bone meal. Se io adesso vado a cliccare senza niente in mano sul terreno, quindi sul Vitalized, mi dice nella chat: "This Vitalized Soil non è arricchita in pratica". E come si fa ad arricchirla? Con l'elemento con cui vogliamo che nasca il frutto. In che senso? Voglio l'enderpearl. Bam, sotto prenderà un cerchio con il colore dell'enderpearl in questo caso. Stessa cosa vale per l'occhio di ragno. Facciamolo crescere e sbam, occhio di ragno al fondo, e cambierà colore, si formerà un cerchio. E se cliccheremo col destro ci dirà che tipologia è, guardate. Vedete? Vitalized White Spider Eye. Vedete? Ok, allora come funziona? Voi dovrete appunto piantare uno di questi oggetti, quindi un enderpearl oppure una slime ball, come volete. E poi per dropparla, adesso proviamo subito a vederlo insieme, cosa uscirà fuori. Boom, una slime ball, eccola qua. Vedete ragazzi? Ci ha droppato una slime ball. Quindi queste piantine droppano gli elementi che noi gli coltiviamo. Guardate, bam, filo. Ok, tier blades, addirittura due blades ragazzi. Quante enderpearl? Due enderpearl e un rotten flesh, vedete? Quindi queste piantine continueranno a crescere ormai con il Vitalized che gli avrete dato. Quindi bam, qui dice che non è arricchita. Comunque potrebbe produrvi da 1 a 3 di elementi qui sopra riportati. Allora, questa era la mod, una mod semplicissima, molto interessante, con degli effetti particellari e un modo alternativo per non andare a trovare questi elementi. Una volta che l'abbiamo, li coltiviamo direttamente. Penso si potrebbe anche automatizzare una sorta di questo, magari mettendoci degli autonomous activator qui, che praticamente vanno a cliccare col destro con l'elemento che vogliamo che ricoltivi, e poi da sopra con qualcosa che prenda il frutto appena nasce con il destro. E qui comincia anche a piovere. Allora, questa è una mod semplicissima, appunto nuova 1.7.10. Troverete il link in descrizione della mod. E niente ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e passate anche dagli altri canali di Febba che troverete nel link in descrizione. E dopo questo posso dirvi soltanto, ci vediamo alla prossima puntata delle mod.